Stavo ragionando su una cosa che ho postato anche un po' sui social network, però voglio ribadirla anche qua perché è curiosa. Me la vado a leggere. E cioè, la Juventus ha perso col Sassuolo. È l'unica sconfitta che ha fatto in stagione. La stessa cosa possiamo dire per l'Inter, ovviamente parlando della Serie A. La Juventus ha pareggiato con il Bologna 1-1 in casa. L'Inter vinceva 2-0, si è fatta recuperare ed è terminata per 2-2. Quindi segno X anche contro Thiago Motta. La Juventus ha fatto 1-1 col Genoa a Genova qualche settimana fa. Si è appena conclusa una partita tra Genoa e Inter, ancora una volta a Genova, con lo stesso identico risultato, 1-1. Lo scontro diretto tra Juve e Inter è finito con una X. Quindi a livello di risultati, l'unica cosa che cambia in questo momento è la partita con la Roma, che la Juventus dovrà giocare domani e che l'Inter invece ha già vinto in casa per 1-0. Vado a memoria, ma mi pare di sì. E l'unica cosa che cambia nel percorso delle due squadre, ipotizzando una vittoria della Juve domani con la Roma, sarebbe il risultato contro l'Atalanta. 0-0 per la Juventus a Bergamo, 1-2, anche qui vado a memoria, per l'Inter sempre a Bergamo. Equilibrio totale dal punto di vista dei risultati, ovviamente dei risultati, poi si apre una voragine se guardiamo i numeri in generale, perché l'Inter ti dà la sensazione di essere una squadra più forte, più completa, più pronta della Juventus. Guardando una partita, questa cosa l'avverti, è concreta. La Juventus fa molta più fatica dell'Inter e questa cosa ce la confermano non al 100, ma al 200% i numeri. Gol fatti 26 Juventus, 42 Inter, gol subiti 11 Juventus, 8 Inter, differenza reti più 15 Juventus più 34 Inter. Quindi da questo punto di vista l'Inter è e rimane una squadra superiore alla Juve. Però è curiosissimo osservare che le due squadre che in questo momento sono davanti a tutte nel campionato italiano e che domani possa ritrovarsi ancora una volta a una distanza di 2 punti soltanto. Quando il Genova ha fermato la Juve, ora il Genova ferma l'Inter, che aveva allungato sulla Juve giocando contro una romana, la Lazio e la Juve la possibilità di riaccorciare con il Genova che ha fermato l'Inter giocando contro una romana, la Roma. Sono cose intrecciate. Queste due squadre giocano entrambe con il 3-5-2, lo interpretano in maniera completamente differente, ma soffrono e vanno in difficoltà contro le stesse squadre. Ora io non so, servirebbe Giuseppe Pastore qua per tirare fuori qualche statistica, perché è veramente curioso tutto quello che stiamo vedendo, no? È veramente molto curioso. Non so quante altre volte nell'arco di un girone d'andata di Serie A si sia verificata una situazione simile. L'Inter che non va ad implementare questo vantaggio, non va ad inseguire il titolo di campione d'inverno e anzi lascia la ghiotta possibilità alla Juventus di chiudere questo 2023 con un minimo, 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 minimo svantaggio nei confronti dei diretti interessati. Devo dirvi la verità, ho guardato la partita e credo che ci sia stato un Genoa con un cuore allucinante, cioè sia con la Juve che con l'Inter ho avuto la stessa identica impressione, no? E cioè di una squadra che ci crede più delle altre, in assoluto. Io inizio anno avevo qualche dubbio su Gilardino. Lo ricorderete nel video che ho fatto inizio anno della prediction della Serie A, vi dicevo sì, d'accordo, un conto è la Serie B, sì, d'accordo, l'anno scorso hanno fatto bene, sì, d'accordo, anche dietro alcuni giocatori in B potevano andare, magari in A è un'altra roba. Che bello il calcio che mi fa rimangiare tutte le cose, che bello, che bello, che bello, perché Gilardino veramente sta dimostrando di poter tenere a bada un gruppo incredibile, perché di gruppo incredibile dobbiamo parlare, con Gudmundsson che è un giocatore vero, eh. Gudmundsson veramente è un giocatore fenomenale. Quella palla, come la porta lui, mi ricorda un altro giocatore che domani andremo ad affrontare, che è Paulo Dybala. Il modo di portare palla di Gudmundsson è quello lì, eh. Mi riporta alla mente Paulo Dybala. Non c'è niente da fare. E poi Gilardino, ragazzi, possiamo dire la verità, è un allenatore molto coraggioso. Se contro di noi, tra Messias, Ekuban, Gudmundsson e Malinowski, tutti insieme, c'eravamo stupiti un po' di questa cosa qua. Stasera parte un po' più cauto, poi a un certo punto fa una mossa, vabbè, toglie Ekuban, mette dentro Retegui e ripristina comunque il numero di attaccanti, però a 10 minuti dalla fine ritrovarsi con il Genoa in casa che
che sull'1-1 toglie un esterno, un difensore, comunque un giocatore più difensivo, per inserire Messias, andare a fare l'esterno sinistro, esce il 3, entra il 10, la lavagna tattica ti fa presupporre che ci sia da recuperare un gol di svantaggio, ma così non è. È semplicemente un allenatore coraggioso e ambizioso anche, se vogliamo. Poi sulla partita c'è poco da dire. Parte bene l'Inter, secondo me, con il Genoa che non si vede tanto, c'è un colpo di testa di Thuram ed è l'unica occasione, poi un botto di minuti di stop per via dei fumogeni, e quando si riparte il Genoa invece è più pimpante, più in partita alle occasioni. È proprio nel momento migliore della partita del Genoa ecco che l'Inter trova il gol con Arnautovic, secondo me viziato da un fallo evidente di Bissek che va a spingere con due mani sul giocatore avversario. Non si è andati a rivedere, è stata probabilmente un'interpretazione di campo in cui si è valutata l'intensità, però per me quello è fallo in tutti i mondi possibili e immaginabili. È stato assegnato il gol, Arnautovic al primo gol in Serie A con la maglia dell'Inter in questa stagione, perché ovviamente lui ci aveva già giocato nella stagione del triplete, mi pare, quindi 2009-2010, vado a memoria, dovrebbe essere quella, e quindi Arnautovic che porta in vantaggio i nerazzurri, vantaggio che dura neanche per tutto il primo tempo, perché al 45esimo e 7 di recupero, anzi sì, è 7 di recupero, mi pare che siano stati 9 i minuti totali, è proprio Radu Dragusin, ex giocatore della Juventus che noi conosciamo molto bene, a riportare in parità il Genoa. E devo dire la verità, è stato un bello stacco aereo di Dragusin, con qualche responsabilità probabilmente di Sommer, ma l'Inter in generale sui calci piazzati questa sera ha sofferto, e anche tanto. E dato che la Juve e l'Inter hanno avuto un po' lo stesso approccio a Genova, mi viene a pensare che questo Genoa qui, al di là del fatto che Marassi è sempre uno stadio un po' particolare, ma che questo Genoa qui ti porti a giocare le partite in quel modo lì, ti porti a uscire un pochettino dallo stato di concentrazione che ti puoi essere creato, garantito, anche portato da casa, se vogliamo. Questo Genoa qui è una squadra ostica da affrontare, a Marassi è una squadra veramente di un cuore eccezionale, e infatti il Genoa in più di un'occasione ha messo in difficoltà l'Inter, ci sono state tantissime occasioni, mi viene in mente una con una spizzata di Acerbi dove Bagni ormai arriva sul secondo palo a botta sicura, porta vuota, in cui era diventata un'occasione veramente ghiottissima, ma poi sui piazzati spesso e volentieri il Genoa ha messo in difficoltà l'Inter. Un Inter che senza Lautaro sicuramente ha fatto fatica, un Inter che stasera si deve arrendere di fronte a un Genoa e accontentare di un pareggio che appunto rimette in discussione l'intero campionato di Serie A, perché non prendiamoci in giro, la partita di domani tra Juventus e Roma diventa un vero e proprio crocevia di questo campionato, in attesa poi dell'ultima giornata d'andata della Serie A che si giocherà già nel 2024, dove l'Inter andrà ad affrontare l'Hellas Verona e dove la Juventus invece andrà ad affrontare la Salernitana, che sarà pure l'avversario della Coppa Italia. Un breve recap invece sulle altre squadre che hanno giocato oggi, perché mi sono guardato anche il Napoli e la Fiorentina, ovviamente era in contemporanea, quindi ho visto un pezzettino di uno, un pezzettino dell'altro, non le partite intere, però devo dire la verità, Vincenzo Italiano, anche se era partito male in questa partita qua con la Fiorentina che è un po' abballato di fronte al Torino, ancora una volta vince per 1-0, la Fiorentina è una squadra solida dietro. Italiano e Thiago Motta hanno creato delle squadre veramente solide dietro, infatti se guardiamo le squadre con meno gol subiti in Serie A sono praticamente tutte lì davanti. La Fiorentina ha subito 18 gol, Milan ne ha subiti di più, Bologna addirittura 12, siamo ai livelli quasi della Juventus dal punto di vista difensivo. Voi capite bene che stiamo parlando di veri e propri miracoli sportivi. La Fiorentina in questo momento è a 33 punti, pari punti dal Milan, è oltre il Napoli e la Roma, e la Lazio e l'Atalanta. E davanti a tutte queste, Vincenzo Italiano, ragazzi, sta compiendo l'ennesima stagione in cui sta migliorando quello che ha fatto in precedenza, perché questo porta in Serie A lo Spezia, salva lo Spezia, prende la Fiorentina in zona retrocessione, la prende e la porta in Europa. Poi che cosa succede? Dall'Europa la porta a giocare una finale di Coppa Europea, la porta a giocare una finale di Coppa Italia, e adesso questa stagione in Serie A qua. E non è che la Fiorentina abbia la squadra più forte del creato, assolutamente no. Davanti manca come l'aria una punta vera e propria, perché da Vlahovic in poi non c'è stato nessun giocatore in grado di fare davvero la differenza per l'Italiano e per la Fiorentina. E io sono anche abbastanza stupito da quello che sta costruendo un allenatore di questo tipo. Thiago Motta e Italiano sono veramente
due allenatori super interessanti che vanno monitorati alla grande per il futuro, perché ovviamente quest'estate ci sarà un effetto domino di un certo livello che andrà a interessare probabilmente, anzi probabilmente anche il Napoli, che questa sera si ferma con lo 0-0 contro il Monza, contro un altro allenatore di quelli che sta facendo parare di sé, anche se non è tra i miei preferiti, che è Palladino. Io, come ho detto anche sui social in precedenza, qualche ora fa, non me ne vogliono i tifosi del Napoli, che sanno benissimo che qua trovano elogi quando c'è da elogiare. Nella passata stagione mi sono speso spesso e volentieri in complimenti, ma se tu vinci uno scudetto dopo 20 anni di presidenza e credi che sostituire un direttore sportivo come Giuntoli sia una barzelletta, e pensi che sostituire un allenatore che ti ha fatto vincere qualcosa di storico come Spalletti sia una barzelletta, e ti metti al di sopra di tutti, direttore sportivo, allenatore, facendo passare delle competenze tue personali che non esistono, allora forse un bagno di umiltà è necessario. E allora mi auguro che questo Napoli possa concludere la stagione nel peggiore dei modi possibili, fuori dalla Champions League, con delle posizioni di classifica che non competono una squadra campione d'Italia che solo l'anno scorso ha fatto sognare la propria gente. Un conto è vincere, un conto è continuare a vincere. La Juventus ha aperto un ciclo in Italia che è durato per 9 anni di campionati, 10 se contiamo le coppe, con l'anno di Pirlo, ed è sempre stato dato tutto per scontato. Sembrava quasi una barzelletta, no? Continuare a vincere, alzare trofei, dominare. Bisogna saperlo fare. E De Laurentiis credo che meriti una situazione di questo tipo, perché ha sbagliato tanto e tutte le volte che sbagliava non ci metteva il suo. Ora ho letto che in conferenza stampa avrebbe detto che si assume le sue responsabilità. Non ho seguito la conferenza stampa proprio perché c'era la partita dell'Inter. Se così è stato, è un gran passo in avanti per i tifosi del Napoli, devono essere felici di questa cosa, perché fin troppe volte si è data la colpa a fattori esterni senza mai assumersi pienamente le proprie responsabilità. E diciamo che dopo una squadra campione d'Italia, una stagione del genere, dopo pochi mesi dopo aver alzato la coppa, qualcosa di scandaloso vederla. Fatemi sapere le vostre riflessioni qui sotto nei commenti.